Allora, siamo con Alfredo Donnarumma, attaccante del Cittadella, ma di proprietà della metà del cartellino ancora del Catania. Primo gol in B, subito pesante, Alfredo, perché è il pareggio contro il quotato Novara. Meglio di così non poteva andare forse questa partita per te. No, va bene, io sono molto contento per come è andata la partita. Sai, era la seconda partita da titolare, poi da punta centrale, che pur non essendo, diciamo, il mio ruolo, però lo sto facendo direi bene. E fare gol contro comunque una squadra quotata che diciamo, gioca per la promozione, io sono molto contento di come ho iniziato. Pensare addirittura che rischiavi, tra virgolette, rischiavi di andare in Lega Pro ancora un anno, ma i tuoi procuratori hanno lavorato bene sotto traccia e ti hanno praticamente procurato, che è il loro mestiere, appunto questa occasione qui. No, vabbè, infatti, diciamo, il mio procuratore Enzo Rai e Alessandro Martone hanno creduto fino all'ultimo di farmi andare in B, perché loro comunque credono tanto in me e credevano che io comunque potevo fare bene anche in B. Alla fine loro, insieme, diciamo, al direttore Marchetti, hanno creduto in me e mi hanno dato, diciamo, questa possibilità di giocarmi le mie carte anche in B. L'abbiamo seguita molto bene noi di Sport Press, come ricorderai, tutta questa vicenda che praticamente si è protratta per tutta l'estate fino ad arrivare agli ultimi giorni del mercato. La prima persona che hai sentito a fine gara? Vabbè, io fine gara le persone che, diciamo, che sento subito diciamo, è la mia ragazza, nonché la mia futura moglie, e diciamo, mio padre e mia madre. Su Facebook è scritto grazie a tutti per i complimenti, ma da chi sono arrivati quelli che ti hanno più emozionato? Mi riferisco magari se c'è stato, sicuramente ci sarà stato qualcuno del mondo del calcio, qualche ex compagno, tecnico. No, vabbè, io diciamo su Facebook ho tanti amici, comunque sia del mio paese sia di qualcuno che gioca a calcio e sai, fa sempre piacere ricevere dei complimenti da persone che comunque apprezzo e che mi seguono. Quindi c'è stato sia amici di, diciamo, di infanzia sia qualche giocatore, tra cui comunque non su Facebook ma come messaggio, Juanito Gomez che ha giocato con me a Gubbio, Ciro Immobile che comunque è un mio amico che gioca a Torino, quindi fa sempre piacere che, diciamo, ti fanno i complimenti. Assolutamente, hai citato Immobile che appunto sta facendo una bellissima carriera. A proposito di carriere, dal Cittadella sono passati tra tanti attaccanti come Carparelli, Fantini, ma anche Ardemagni, Meggiorini, Piovaccari e non ultimo Manolo Gabbiadini. Tutti con discrete fortune, poi sia in A che in B che in altri campionati. Quale delle carriere di questi giocatori ti piacerebbe ripercorrere? No, vabbè, alla fine hai citato giocatori che comunque hanno fatto tutta una bellissima carriera e sono arrivati a calcare i campi importanti come la Serie A. Quindi mi piacerebbe calcare la carriera di tutti loro e riuscire ad arrivare pure diciamo, in Serie A. Obiettivo stagionale è più la doppia cifra o continuità di utilizzo? Cosa conta di più per un attaccante come te, Alfredo? No, vabbè, io quello che conta io è che spero sempre è normale di giocare sempre di più e di, diciamo, di fare buone prestazioni. E poi, comunque, non essendo una prima punta, non, diciamo, non è il fatto di fare i gol, a me mi interessa prima la prestazione, che poi arrivano i gol è diciamo, una cosa che in più per me è buono per la squadra. Però Quando io spero di giocare con continuità e fare buone prestazioni. assolutamente. Ci hai pensato guardando la partita, se l'hai visto comunque le immagini del successo della Lazio di ieri contro il Catania, che magari quella maglia di Petkovic poteva essere la tua, ti ha sfiorato quest'idea? No, vabbè, io sono stato sempre un ragazzo che ha lavorato per arrivare a degli obiettivi e per arrivare a certi livelli. Fino ad ora sto facendo la mia gavetta, ho fatto la C e sono riuscito, diciamo, a farla a certi livelli. Spero di fare la B e di farla a certi livelli. E poi, quando gli addetti ai lavori credono che posso fare la A, spero che ci arrivo. Adesso penso a fare bene in Serie B, sperando che continuo a fare così. Assolutamente condivisibile le tue parole, Alfredo. Ma tornando un attimo al Catania,
Facciamo una piccola parentesi perché comunque è una squadra che tu conosci molto bene, hai fatto il ritiro praticamente tutto con loro. 10 gol subiti, appena 2 fatti, tra l'altro da Barrientos, ha segnato un solo calciatore, pensa, rispetto all'anno scorso che praticamente hanno segnato un po' tutti. Questo Catania è riconoscibile, ma come te lo spieghi? No, vabbè, io so che il Catania, cioè, lo sappiamo tutti che il Catania è una grande squadra, sta avendo difficoltà e in un campionato può starci, perché in tanti anni non ha mai iniziato così. Sai, in una squadra ci possono essere tanti problemi, è successo che comunque alla fine del mercato, all'ultimo giorno, potevano andare via 2 o 3 giocatori importanti. Secondo me queste cose incidono, hanno inciso sulla squadra. Diciamo sul rendimento, poi ho visto che comunque stanno avendo molti problemi di infortuni e questo è un altro problema in più, ma io credo che il Catania è una squadra che può rimediare tranquillamente perché è una squadra molto forte. Hai sentito qualcuno dello spogliatoio rossazzurro in questi giorni? No, non ho sentito nessuno, però ti ripeto, seguo il Catania e credo che possa riprendersi già dalla prossima partita.